Il nostro sondaggio di stamattina è tra i baristi della città e non potevamo che partire dallo storico Bar Olga. Allora, che bevanda assomiglia l'Avellino in questo momento? Un bel caffè dolce, un cappuccino, una granita al limone per in tema di granite o di dolci di carnevale, una chiacchiera, non lo so. Non ti so dire con precisione, può essere anche un gelato limone e cioccolato, da una parte di limone aspro, da una parte di cioccolato dolce. È un cocktail in questo momento perché non si capisce ancora bene l'identità della squadra con gli innesti attuali. Perciò noi forse siamo troppo diffusi nel pensare che la squadra andasse bene. Però speriamo bene. Penso che sia un Avellino ancora shakerato. Bisognava puntellare almeno con un altro paio di elementi, però non ci lamentiamo, si è visto il gioco, bella partita col Crotone e arriveremo secondo me. Il biglietto sta qua, cioè ci sei andato? È di un amico che non ha potuto. Ah ok, però tu ci sei andato. Sì, certamente. Pioggia, gelo, freddo. Pioggia, gelo, però belli vestiti, belli pesantucci. Ne è valsa la pena. Ci siamo divertiti, ci siamo... nonostante il freddo. Nel corso di Extra Time, Ugo del Bar Ciotola, hai preparato un cocktail dedicato all'Avellino. Che c'era in questo cocktail? Allora, salve, c'era liquore al melone, liquore succo di limone e liquore all'arancia. Quindi un era gusto per l'Avellino. Un gusto dolce? Sì, dolce. Abbastanza dolce, sì. Perché il momento è dolce, due vittorie consecutive. Stiamo bene, quindi speriamo bene, insomma. In questo momento secondo me è un decaffeinato, piace e non piace. A te piace? In questo momento sì, fino a 15 giorni fa era arrabbiatissimo, ma non con la squadra ma con la dirigenza. Ti è passata la rabbia? Speriamo, una città come Avellino con la sua storia non può avere una squadra in Lega Pro in bassa classifica. A prescindere, l'Avellino deve partire in Lega Pro sempre per vincere il campionato. Non sei cauto, cioè le due vittorie sono la svolta, non sono la svolta? No, può essere anche la svolta perché la squadra è stata fatta bene in questo momento, con gli innesti di 3 o 4 giocatori, come sappiamo, di un certo livello di Serie B, hanno più esperienza, più continuità forse alla squadra. Speriamo bene. La partita di domenica penso che sia molto impegnativa, sia come campo caldo, e vediamo se realmente ci stanno queste possibilità, questa forza. Già col Crotone abbiamo dato dimostrazione. È un poco presto, è vero che abbiamo fatto due partite, due vittorie importanti, anche domenica la partita non è semplice perché il Cerignola sta andando abbastanza bene, specialmente in casa è un fortino insuperabile. Però con una vittoria a Cerignola e poi le due partite in casa può cambiare il campionato dell'Avellino. Vai playoff, prepari un altro cocktail. Diverso ovviamente.